Si è tenuta ieri presso la sala Mario De Cunzo della soprintendenza ABAP per le province di Salerno e Avellino la conferenza stampa Città Museo Roscigno Vecchia, un futuro possibile nell'ottica della convenzione di Faro. Sono intervenuti Raffaella Bonaudo, soprintendente ABAP per le province di Salerno e Avellino, Giuseppe Coccorullo, presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, Pino Palmieri, sindaco del comune di Roscigno, Franco Palmieri, presidente della Proloco di Roscigno Vecchia, Michele Albanese, direttore generale della Banca Montepruno e Tom Resciniti del progetto Roscignoli nel Mondo. Nel suo intervento il direttore generale della BCC Montepruno, Michele Albanese, ha ribadito l'impegno della banca nel sostenere iniziative che come questa mirano alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla rigenerazione delle comunità. Il direttore albanese ha confermato come l'Istituto di Credito Cooperativo creda fermamente nel potenziale di progetti che, seguendo i principi della Convenzione di Faro, mettono al centro il dialogo tra le generazioni, l'inclusione sociale e la partecipazione attiva della cittadinanza. Il programma Settembre al Borgo, poi, con le sue molteplici attività, rappresenta un'opportunità straordinaria per far rivivere Roscigno Vecchia, rendendola un punto di riferimento non solo per la cultura, ma anche per il turismo e l'ecosistema locale. Nel suo intervento il direttore albanese ha espresso il suo orgoglio nel poter contribuire a questa rinascita, offrendo supporto e collaborando con le istituzioni e le associazioni coinvolte.